partita di cui si è detto molto alla vigilia. C'è attesa per vedere all'opera queste due squadre e capire cosa potranno dare in campo. Ultimi istanti prima del match, rimanete con noi, non andate via. Clima che si presta perfettamente a un bel match di calcio, cielo sereno, temperatura gradevole, grande pubblico. Un abbraccio da Piero Gipardo, agli amici a casa e anche a Daniele Adani che mi assisterà oggi nella telecronaca. Torna la Serie A con questo incontro che promette davvero emozioni e spettacolo. Partita che promette grandi emozioni. La partita di oggi si preannuncia una vera festa per gli occhi. La cornice, guarda, è strepitosa. Le squadre sono pronte a scendere in campo, occhi aperti, perché potremmo assistere a uno spettacolo memorabile. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Rui Patricio fra i pali, Lorenzo Pellegrini insieme a Veretù in mezzo e i due attaccanti dai quali ci si aspettano gol e movimento per i compagni. Ecco, con l'aiuto della grafica, la formazione dell'Inter. In porta c'è Handanovic, in difesa De Vrij con Skriniar. Barella insieme a Brozovic nella zona centrale del campo e davanti Dzeko accanto a Lautaro Martinez. Inter che può gestire il primo pallone del match. Arbitro che ferma il gioco. L'arbitro ha scelto la strada del dialogo e della clemenza. Niente cartellini per ora. Dovrà fare più attenzione ora. Al prossimo fallo scatterà quasi automaticamente la munizione. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. Edin Dzeko, Çalhanoğlu, Lautaro Martinez, conclusione potente che è finita però sul fondo. Se si vuole far gol da lì, prima cosa è inquadrare la porta. Statistica alla mano, ci si attendono grandi cose dall'Inter, soprattutto dal reparto offensivo che è il migliore del campionato. Oggi gli ospiti rischiano di farci divertire, Pier? Secondo le statistiche sono la squadra che segna di più e la difesa avversaria è avvisata. Si salva la grande il portiere, poi si alza anche la bandierina, ma rimane il suo grande riflesso.
Edin Dzeko. Prova l'avanzata l'Inter. Posizione irregolare rilevata dall'assistente. È partito in leggero anticipo, il tempo fa la differenza e lui doveva aspettare e leggere meglio il movimento dei difensori. Zaniolo, la gioca profonda Zaniolo, dice di no con questo intervento. Pallone in mezzo, troppo sul portiere questo calcio all'angolo, buono l'intervento. Sarà fallo, calcio di punizione contro i nerazzurri. L'arbitro preferisce non mettere mano al taschino per questa volta, ma è l'ultima, alla prossima scatterà automaticamente il giallo. Giusto dare un primo avvertimento, ora sa di essere sotto osservazione e dovrà regolarsi di conseguenza. Sceglie il tocco corto. C'è spazio per andare. La mette in area. Non riesce a liberare. Palla ancora buona. Se la cavano. Occhio al contropiede qui. Edin Dzeko. Lautaro Martinez. Azione che viene interrotta. Buon recupero. Alza la parabola per sorprendere la difesa. E c'è il tiro. Sventa bene questo tentativo il portiere. Occhio al tiro della bandierina. Nulla di fatto qui. Sergio Oliveira. Occhio, si gioca a norma del vantaggio. Alla in out, calcio d'angolo per loro. Potrebbero portarsi in vantaggio se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina. I tifosi avvertono l'importanza del momento e provano a trascinare la squadra verso il gol. Palla verso il centro dell'area. Conclusione da dimenticare, colpo di testa che finisce lontano dalla porta. Che occasione, Pier. Poteva segnare un gol facile, ma ha sprecato malamente. Brozovic. Percentuali sul possesso palla praticamente uguali, è l'immagine di un match che va sui binari dell'equilibrio. Poca emozione, ancor meno conclusione. Ci vuole un'invenzione, una giocata. Solo una giocata di un singolo può far saltare il banco. Ferma tutto e riconquista il pallone. Qui è costretto ad abbassarsi per avere un pallone giocabile. Occhio a questo pallone filtrante. Tiro ribattuto. Intercetta l'ennesimo tiro avversario. Può salire lungo la fascia. Si ripartirà dunque con un calcio d'angolo, un'ottima chance per portarsi in vantaggio. Ci viene riproposta la conclusione precedente, ha sfiorato il gol.
la mette in mezzo, pulisce l'area. Edin Dzeko, quarto uomo, esibisce il tabellone, 2 minuti di recupero, prova a girare la difesa, possesso palla, norma del vantaggio, ancora Inter, possono passare in vantaggio. Dzeko, ci pensa lui. Primo tempo che sembrava destinato a chiudersi in parità. Hanno avuto il merito di crederci e hanno trovato il gol del vantaggio a pochi istanti dall'intervallo. Guarda, lo stiamo rivedendo ora. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Sergio Oliveira. Provano a aprire la scatola difensiva avversaria. Non riescono a tenere il pallone. Barella. Darmian. Legge bene e interrompe l'azione avversaria. Lasciano la manovra agli avversari, tutti dietro la linea della palla, semmai pronti per le ripartenze. C'è campo per la ripartenza. Ottima lettura su un'azione pericolosa. Perisic. Dzeko. Perisic, palla che è rimbalzata sul corpo del difensore, si ripartirà con un calcio d'angolo. Sostituzione fondamentale per provare a cambiare i binari di questa gara. Occhio al cross di Brozovic, ha provato a sorprendere il portiere con questa girata di testa, non l'ha presa benissimo, palla larga. Non credo potesse fare di più in quelle condizioni, aveva praticamente il marcatore addosso, ha fatto il massimo. Lo vede, pericolo sventato, molto buono qui il lavoro difensivo. Lautaro, c'è spazio per la ripartenza, non va la ripartenza, buono il recupero difensivo. Capisce tutto e intercetta il lancio. Lautaro, il tocco per De Vrij. Veretout. Pellegrini.
deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. Non la tiene Handanovic, attenzione. Non è finita. Va su alla palla, svetta il pericolo. Continua la pressione, ancora calcio d'angolo. Hanno una buona occasione su calcio d'angolo per pareggiare e i tifosi spingono, si fanno sentire, avvertono il profumo di gol nell'aria. Occhio al tiro della bandierina. Nulla di fatto qui. Veretù. Prova. Si oppone alla conclusione. Altro tiro murato. Occhio al tiro. Sono andati a un passo dal pareggio. Pallone che non è uscito di molto. Bel tentativo, Pier. Non era così scontato. È centrare la porta da quella distanza. Occhio a Brozovic. Lautaro Martinez. Palla interessante per scavalcare la difesa. Occhio al pallone alto. Possibilità. Respinge con il corpo il pallone. Possono allungare e chiuderla se sfrutteranno questo corner. Tiro della bandierina corto. Attenzione a Perisic. Correa. Intervento perfetto ad alto rischio in area. Ripartono a caccia del pari. I tifosi aumentano l'intensità della spinta e provano a trasmettere tutta la loro energia ai giocatori in campo. Cerca il pallone profondo. Colpo di testa impreciso, palla sopra la traversa. Ha fatto un ottimo lavoro per crearsi questa occasione. Peccato che poi non sia riuscito a tenere più basso il pallone. Skriniar, Barella, Darmian. Si giocherà per altri 180 secondi. Pallone regalato. Capisce tutto De Vrij. Brozovic. Correa. Correa. Non c'è più tempo per i padroni di casa, arriva una sconfitta pesante davanti al proprio pubblico. Al di là della sconfitta di misura, si sono viste comunque delle cose positive da cui ripartire. E ovviamente fare punti oggi avrebbe dato morale e fiducia per lavorare meglio.